La prima cosa che bisogna fare è dividere chi compra da chi vuole guardare. Quelli che di me si vogliono fidare da chi non ci vuole neanche provare. E se queste cose non sapete apprezzare, non siete venuti a comprare. Ma di certo mi volete derubare. Sono cose nuove, sono cose belle. Non hanno mai visto né il sole né le stelle, né le modelle sulle passerelle. Prendete una busta, su, prendete una busta. Una donna ieri a casa ho portato e mi ha costata 10 sterle. Datelo per scontato. A chi piacciono i gioielli, guardate questa qui. È stata fatta a mano in Italia e poi rubata a mano armata. È lunga quanto il braccio, più lunga di qualcos'altro, accidentaccio. Le scatole non sono sigillate perché sono state svuotate. Solo le pompe funebri vendono scatole vuote. Ma guardandovi in faccia mi fate pensare che a prendervi le misure più ricco potrei diventare. Prezzo unico. 10 sterle, belli. 10 sterle, amico. Perché? Sei sordo? È un buon affare, dammene una, grazie. Non esitare, prima la destra, poi la sinistra. Il resto non dovrai aspettare. Sai, si chiama camminare. Ne vuoi una anche tu, tesoro, la vuoi? Bene, vi state svegliando, a quanto pare. Se un regalo a vostra moglie o alla moglie di un altro volete fare, è più divertente se non vi fate beccare. Aspetta, ne vuoi una anche tu? Sì. D'accordo, amore, allora mettici un po' di vigore. Se stai lì ferma come un palo, prenderai un raffreddore. Comprate, comprate, che non sbagliate, non sono cose rubate. Solo che non sono state pagate, ma averle ancora sarà dura perché hanno cambiato la serratura. Ecco una. Però, più tardi avrò venduto tutto, mi dispiace per chi sarà rimasto a becco asciutto. Troppo tardi, io sarò lontano e il buon affare ti sarà scappato di mano. E se adesso i soldi con te non hai, più tardi lacrima amara.